Allora, io mi chiamo Massimo Bonaccorsi, sono educatore del centro diurno La Cometa di Acqua Sparta. Lui è Fabio Polli, un collega di lavoro. E al centro diurno La Cometa si svolgono molte attività, diverse attività. E ci sono laboratori tematici, noi seguiamo quello musicale. All'interno di questo laboratorio musicale, che abbiamo intitolato alla memoria di Gianni Fabrizi, che era un ragazzo che frequentava il centro, purtroppo prematuramente scomparso. E all'interno di questo laboratorio abbiamo costituito un gruppo musicale, denominato Siamo Noi, Noi Siamo, di cui fanno parte i ragazzi che cantano e inoltre una band di supporto che fa il tappeto musicale, formata da noi due, siamo educatori, e più i nostri amici che ovviamente costituiscono la band insieme a noi. Non soltanto questo gruppo, ma abbiamo anche costituito una piccola orchestra di percussioni dove i ragazzi suonano strumentini sonori. Inoltre è stata formata all'interno sempre di questo laboratorio una band costituita solo e unicamente da ragazzi che partecipano e che fanno parte del centro diurno La Cometa come ospiti. Diversamente abili, sì, scusami, non l'ho detto, il centro diurno La Cometa ospita persone diversamente abili. E in questa band c'è un ragazzo che suona il flauto dolce, un altro la chitarra di accompagnamento e una ragazza che suona la batteria. Queste sono un pochino le attività che svolgiamo all'interno di questo laboratorio e tutte le attività sono legate da un filo conduttore della musica. E non soltanto queste attività, poi facciamo cartapesta, facciamo anche lettoscrittura e varie altre attività sempre legate dal filo conduttore della musica. Ecco, questo è quello che noi facciamo. Questa sera noi siamo stati invitati, abbiamo partecipato molto volentieri, ci ha invitato l'ASCAM a partecipare e quindi noi siamo stati ben felici di partecipare e abbiamo visto. Premetto che noi abbiamo fatto 18 concerti in pubblico e anche questa sera abbiamo visto che l'entusiasmo, la gioia di questi ragazzi che hanno partecipato e per noi è la gioia e ovviamente l'obiettivo che abbiamo raggiunto. Per noi è la cosa fondamentale, il divertimento e il piacere di vedere il piacere, il divertimento di questi ragazzi. Se vuoi dire qualche cosa tu, Fabio? Io hai detto tutto te, quindi confermo, devo sottolineare ovviamente l'aspetto umano, le relazioni che si instaurano con queste persone che sono portatrici di un'evoluzione anche nostra personale, quindi non è che noi diamo a loro quel poco che possiamo dare. Ma è quello che ci rimandano che ci dà il piacere e lo stimolo di continuare, perché sinceramente qualche volta non è retorica, ma qualche volta è fatica. Però è una fatica che è altamente compensata dalla gioia che riceviamo stando insieme a loro e come si è visto stasera, voglio dire. Il pathos e l'empatia che creano loro cioè solo un essere amorfo non può reagire, secondo me. Ecco. Ma un essere umano pensante valuta non l'aspetto musicale, che insomma lascia il tempo che trova, ma valuta proprio la passione, l'attaccamento a quello che stanno facendo. E ai progressi che hanno fatto, perché dall'inizio a oggi si sono dovute superare, come potete immaginare, diversi tipi di difficoltà, anche al contatto col pubblico, non solo quella musicale, prettamente musicale, ma anche al contatto col pubblico, che è uno dei motivi per cui l'abbiamo fatto, l'abbiamo progettato col maestro. Prego, prego, ci mancherebbe. Il laboratorio musicale è funzionante dal 2004, è stato proprio redatto un progetto educativo di animazione musicale, da lì è partito il tutto.
e l'evoluzione di questo progetto ha portato ovviamente alla creazione di tutto quello che ho illustrato prima. E torno a dire, la nostra gioia non è per noi un lavoro, è un piacere, un divertimento, perché vediamo e constatiamo proprio il divertimento e il piacere delle esperienze così grandi, positive e forti che vivono questi ragazzi. E per noi è il top, è quello che ci piace di più, che ci interessa.